Franco, presidente WISP. Grazie Presidente, grazie Commissione, mi associo anch'io ai ringraziamenti, visto il tempo provo ad andare anch'io, diciamo, per schemi, magari puntualizzando, facendo riferimenti anche a qualche articolo del disegno di legge. Intanto diciamo una premessa per quanto riguarda la WISP, Unione Italiana Scuole per Tutti. La riforma, trattandosi tra l'altro anche di un collegato a quello che è stato, diciamo, anche la manovra di finanza pubblica, quindi la legge finanziaria che è stata presentata, quindi anche con l'introduzione di un nuovo soggetto, per quanto riguarda l'Unione Italiana Sport per Tutti, visto che tra l'altro il nome del nuovo soggetto è anche Sport e Salute, siamo di fronte ad una riforma che per quanto riguarda la WISP, questo è un disegno di legge delega chiaramente al governo, per quanto riguarda la WISP, una riforma dell'ordinamento sportivo sicuramente attesa e auspicata. Questo lo volevamo dire, diciamo, con chiaramente dei punti di attenzione. Quindi noi, diciamo, non presentiamo, diciamo, una memoria scritta perché volevamo appunto intervenire e speriamo, diciamo, l'auspicio è di poter essere anche protagonisti, tra virgolette, nella fase di messa a terra, diciamo così, quindi della decretazione attuativa della legge delega per poter, diciamo, capire, ecco, la realizzazione dell'impianto, di riforma dello stesso ordinamento sportivo. Provo ad entrare un po' nel merito, appunto, di due o tre articoli come avevo anticipato. Per quanto ci riguarda, nell'articolo 1, il riferimento che si fa all'ipotesi di un testo unico in materia di sport sulla falsariga, per esempio, se il riferimento è quello, sarebbe tra l'altro anche un percorso interessante da riconoscere sul piano normativo, sulla falsariga del codice del terzo settore, quindi della riforma del terzo settore italiano che, diciamo, è arrivata appunto di recente, pur ancora in fase di completamento, in fase appunto anche di percorsi attuativi, anche quella. Nell'articolo 1 si fa riferimento alla lettera D per quanto riguarda la definizione degli ambiti tra le federazioni sportive, tra gli organismi sportivi complessivamente intesi. Qui poniamo un punto di attenzione che già ha ripreso il mio collega Vittorio Bosio prima. È evidente che tracciare la riga tra il rapporto ente di promozione sportiva, federazioni sportive e altri organismi sportivi, discipline sportive associate, piuttosto che per noi diventa particolarmente importante perché è un elemento di riconoscimento di pari dignità del dove sta la promozione sportiva. Siamo anche, diciamo, consapevoli che nella storia dei rapporti tra gli enti di promozione sportiva e le federazioni, alcuni enti di promozione sportiva, che sono stati, diciamo, bravi, me lo lasci dire, anche ad organizzare la pratica sportiva, sono, diciamo, andati in alto, occupando posizioni che erano magari delle federazioni sportive. Spesso e volentieri le federazioni sportive sono venute in basso ad occupare lo spazio della promozione sportiva. Un elemento di particolare attenzione, ecco, rispetto all'articolo 1 e alla messa a terra, diciamo così, dell'articolo 1, la poniamo anche noi perché non vogliamo essere, a proposito del nuovo soggetto Sport e Salute, che è un soggetto al quale guardiamo con grande attenzione, essere coloro che da domani faranno lo sport sociale e tutto lo sport organizzato in forma di disciplina, diciamo, per quanto non agonistico, ma comunque con modalità competitive, perché comunque c'è una classifica, c'è chi vince e c'è chi perde. Questo è uno spazio di libertà che noi vorremmo garantire non agli enti di promozione sportiva, ma al cittadino, quindi con pari dignità se riesce a portare a casa il proprio trofeo o la propria medaglia. Sui poteri di vigilanza al CONI, lettera G sempre dell'articolo 1, qui chiediamo anche qui un punto di attenzione, cioè va armonizzato il regolamento degli enti di promozione sportiva rispetto a quello che è il regolamento del registro 2.0. Ancora oggi esistono ampi spazi di autocertificazione delle attività degli enti di promozione sportiva. Questa autocertificazione lascia spazi, e noi abbiamo fatto, come WISP, ma anche Centro Sportivo Italiano che mi è accanto, una lunga battaglia etica, diciamo, di trasparenza che stiamo ancora oggi conducendo e portando avanti. Sul tema dei centri sportivi, articolo 2, aggiungiamo, oltre all'ipotesi di protagonismo di coinvolgimento delle ASD, quindi dell'associazionismo sportivo e delle associazioni sportive dilettantistiche, anche un eventuale protagonismo degli enti di promozione sportiva, perché comunque portatori di conoscenze nel rapporto scuola-extrascuola, ci sono delle esperienze in cui associazioni
associazioni sportive, enti di promozione sportiva, contribuiscono non soltanto a pratica sportiva, ma a tenere insieme formazione psicomotoria dopo scuola e quindi diciamo interventi assolutamente di sostegno alla didattica, all'istruzione e alla formazione. Vado a chiudere su altri due elementi. Sul tema del lavoro non aggiungo altro, così risparmio anche tempo a quanto detto dal mio collega Bosio. Arrivo invece all'articolo 5, al comma 1, lettera A. Sarebbe il caso, perché si parla di quelli che sono i valori dello sport, sarebbe il caso in quell'articolo forse di inserire la definizione che non c'è nel nostro ordinamento diciamo giuridico. La definizione di sport di stampo europeo del Libro Bianco del 2007, che chiarisce bene qual è diciamo, il confine ampio e non quello ristretto che spesso e volentieri gli enti di promozione sportiva si trovano ad avere a che fare, soprattutto dopo la delibera del Comitato Olimpico Nazionale che restringe su 387 discipline le appunto discipline sportive ammissibili attraverso cui le ASD ottengono poi la fiscalità di vantaggio, quindi il riconoscimento in quanto tali. Alla prevenzione della salute aggiungerei la promozione, perché c'è un tema anche di piano culturale, quindi per evitare che si possa pensare che la pratica sportiva è solo ed esclusivamente, possa correre il rischio di medicalizzazione della pratica sportiva, sempre per difendere lo spazio di libertà di chi fa sport e si muove semplicemente perché questo garantisce benessere. E aggiungerei anche il valore di inclusione e coesione, di solidarietà tra persone e popoli, perché questo richiama anche la Carta Olimpica. Vado a chiudere. Altro elemento interessante che noi ritroviamo nel disegno di legge è il tema della semplificazione. Sul tema della semplificazione ci sarebbe bisogno, le ASD sono in attesa da tempo, quindi questo si tratterà di capire sempre in che modo questo lo si realizzerà in fase di decretazione attuativa. È evidente che le riflessioni finali che la WISP pone a lei Presidente e a questa Commissione, tra sport e salute, che il nuovo soggetto è diventato il soggetto erogatore verso gli organismi sportivi. L'articolo 5 del decreto legislativo 117 del codice del terzo settore, che riconosce attività di interesse generale per quanto riguarda l'attività sportiva dilettantistica. I dati Istat ed Eurobarometro sulla sedentarietà. La delibera del CONI che restringe, quello che dicevo prima, in 387 discipline riconosciute la possibilità di avere fiscalità di vantaggio, quindi lo sport diventa quello per il Comitato Olimpico Nazionale, e vedere che nella realtà l'aumento della pratica sportiva e che incide, quindi abbatte la percentuale di sedentarietà, è soprattutto fortemente quella destrutturata, cioè quella fuori dalle discipline. Tutto questo mondo oggi può trovare casa nell'articolo 5 del codice del terzo settore, ma nello stesso tempo è ancora in una fase, come dire, che ha bisogno di essere armonizzata tra questo disegno di legge, quella che sarà la decretazione attuativa, e ciò che è già accaduto e che dovrà accadere rispetto all'attuazione anche della riforma del terzo settore, quindi del codice del terzo settore. Grazie. Grazie Presidente Manco.